Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni e provengo dal liceo scientifico di Bovalino. Il mio compito nell'ambito del progetto Open Coesione era, diciamo, di fare l'analista. Insieme ad altri quattro ragazzi abbiamo iniziato a analizzare tutti i fondi che sono stati stanziati e vedere perché non sono stati utilizzati e dove sono finiti. Nel corso del nostro progetto abbiamo scoperto che i fondi inizialmente stanziati sono stati utilizzati per circa il 20%, però i lavori non sono mai iniziati, o perlomeno sono iniziati tardivamente, diciamo. E successivamente, essendo che sono scaduti, diciamo, i termini per la fine del lavoro, i fondi sono stati ritirati dall'Unione Europea. Dopo un paio d'anni, mi pare l'anno scorso, se non sbaglio, la Regione Calabria ha stanziato altri fondi provenienti proprio dalle casse della regione per concludere questo progetto. I lavori vanno a rilento, però si spera che possiamo arrivare, diciamo, a un film. Valorizzare il nostro territorio, anche perché con una ristrutturazione del castello di Bovalino si potrebbe creare un percorso, diciamo, culturale che raccolga tutti quei castelli medievali che sono presenti nella provincia di Reggio Calabria e magari in tutta la Calabria insieme.